si sono dati appuntamento in 1500 per applaudire Superman Marcus Miller Jr., il 63enne bassista, compositore e produttore newyorkese, atteso in questo 2022 da un tour mondiale che lo vedrà protagonista sul palco di 12 paesi. Due ore da non dimenticare per gli appassionati arrivati da tutta Italia per applaudire la leggenda del soul e del funk. Il Lirico ha ospitato le magie del grande maestro e delle sue tre inseparabili chitarre, con l'accompagnamento alla tromba di Russell Gunn, al sax di Donald Hayes, alle tastiere di Julian Pollack e alla batteria di uno strepitoso David Chiverton. Il maestro Simone Pittau, che ha organizzato l'evento per festeggiare la 13ª edizione del suo Culture Festival, ha fatto un gran bel regalo alla Sardegna, alla città di Cagliari, che ha potuto ospitare una delle tappe del tour mondiale di un re della musica jazz. Nato a Brooklyn ma cresciuto in Giamaica, ha esordito nella galassia del jazz a soli 15 anni e da quasi mezzo secolo continua a regalare spettacolo ed emozioni indimenticabili. Due volte vincitore del Grammy Awards, 12 dischi di platino, pupillo di Eric Clapton, nel 2013 è stato nominato artista per la pace dell'UNESCO ed è stato definito dal New York Times un bassista capace di una musica unica per le vibrazioni e l'espressività, che incornicia magnificamente il suo modo unico di suonare. Ed il vostro cronista conferma di non aver mai visto le poltroncine del Teatro Lirico magicamente vibrare come ieri notte.